Ciao a tutti e benvenuti. Questa è la lettura per il segno del toro per il periodo che va dal 15 al 30 di gennaio. Se siete nuovi sul canale, innanzitutto vi do il benvenuto. Se vi piace la lettura, vi invito a iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina. In questo modo sarete aggiornati tutte le volte che esce una lettura nuova. Per chi di voi fa già parte del canale, un grande ringraziamento come sempre della vostra presenza, per i vostri commenti, i vostri like e per la condivisione di questi video, in modo che più persone possibili possano avere queste letture. Partiamo subito con la vostra lettura. Andiamo a prendere, come sempre, tre carte per cominciare. Una carta sarà il messaggio, una carta sarà la sfida da superare e una vi porterà questa settimana, questa volta, delle risorse per poter superare le difficoltà di questo periodo. Ricordo che queste sono letture evolutive, non predittive, non sono divinatorie. E ogni carta porterà uno spunto, porterà una domanda su cui riflettere magari, qualcosa per riuscire a lavorare su di voi, perché quando si lavora su noi stessi andiamo poi a modificare quello che c'è intorno a noi. Il lavoro parte sempre e prima di tutto da noi stessi. È caduto la risorsa. Ok, allora abbiamo come messaggio la temperanza. La domanda che vi potete fare con questa carta è dove ho bisogno di portare più equilibrio nella mia vita e soprattutto quali parti della mia vita posso unire, posso integrare per cercare di creare qualcosa di ancora meglio per me. La temperanza parla proprio di questo, parla di un equilibrio che alleggerisce, che lo vedete bene anche qua, può mettere le ali in un certo senso. E do sempre l'esempio dell'acqua calda e dell'acqua fredda, perché secondo me rende molto l'idea. È il concetto di cercare due cose molto diverse tra di loro, magari, che sono nella vostra vita, un po' come acqua tanto calda e acqua tanto fredda. E nel integrare queste due cose, unire queste cose, crearne una terza che sia più equilibrata, infatti si va a creare in questo caso l'acqua tiepida. Perciò cercate di capire, ragionate, datevi uno spazio di tempo per capire cosa è utile nella vostra vita proprio equilibrare o integrare. Per qualcuno questo è difficile, perché? Perché la sfida è il re di spade. Quindi la sfida per molti di voi è riuscire a raggiungere questa chiarezza mentale, la chiarezza che ha questo re, che essendo di spade ha una mente molto focalizzata, quasi tagliente, ed è difficile per voi, proprio perché questo è nella posizione della sfida. Quindi vi domando cosa potete fare voi per schiarire i vostri pensieri. Pensate anche in passato cosa è stato utile per voi per fare un lavoro di chiarezza, che sia scaricare il corpo con dell'attività fisica, che sia parlarne con qualcuno in particolare che ha modo di accompagnarvi a vedere le cose in una maniera diversa, che sia attraverso la meditazione, se questo funziona per voi. Ognuno il suo, ascoltare una musica di un certo tipo. Avete bisogno di creare dentro di voi la chiarezza, in modo da avere i pensieri focalizzati per andare appunto a individuare quelle aree della vostra vita di cui vi parlavo prima e creare un'area che porti l'equilibrio e l'integrazione di quelle aree lì. La principessa di bastoni rappresenta una delle risorse che vi portano le carte oggi. Questa è una risorsa molto bella. Vado a estrarre tre carte a sostegno di questa risorsa, quindi altre tre carte che danno degli altri spunti. Se questa lettura per qualche motivo non risuona con voi, e quindi col vostro segno, vi invito sempre ad andare a vedere anche l'ascendente, la vostra luna o comunque un segno che è molto presente nel vostro tema natale. In questo modo avrete un altro messaggio che potrebbe essere quello che serve a voi in questo momento, oppure potreste integrare il messaggio che sta arrivando se anche questo, trova in voi comunque un riscontro. Allora, abbiamo il re di coppe, il paggio di coppe, il tre di spade e la principessa di bastoni come risorse indicate per questi 15 giorni. Re di coppe, per voi la vostra risorsa, una vostra risorsa è il vostro cuore, quindi la capacità di contattare la vostra parte emotiva, emozionale, ma restando in un certo senso
su di voi, ecco, cioè non andando a aprire le vostre emozioni agli altri, nel dare il vostro cuore agli altri, non è qua, questa la risorsa in questo momento. In questo momento la capacità di sentire le vostre emozioni, di chiarire le vostre emozioni e di utilizzare le vostre emozioni per prendere le vostre decisioni, restando nella sicurezza del vostro, della vostra dimensione emozionale. C'è il Paggio di coppe, quindi anche come risorsa, trovare dentro di voi la leggerezza del cuore, io la chiamo così, quella parte dentro di voi che forse fate fatica a contattare, che esiste, che sa che il mondo è pieno di abbondanza, è pieno di ricchezza. Tutti questi pesci che sono intorno a questo ragazzo e il pesce che ha in mano indicano proprio questo, l'abbondanza che abbiamo dentro, l'abbondanza che c'è intorno. Quindi ricontattate il vostro cuore, ricontattate quella parte di voi che si fida. Del disegno universale, della capacità dell'universo di portare quello che vi serve e la leggerezza anche del divertimento, il divertimento nelle vostre emozioni, la capacità di vivere le vostre emozioni con leggerezza. Il 3 di spade. Il 3 di spade indica una ferita al cuore, quindi è interessante che si colleghi a queste due carte. Una risorsa è quella di riuscire a trovare un sostegno per il vostro cuore se è stato in passato ferito e se vi state portando ancora quella ferita dentro. La risorsa in questa carta è indicato come questa ragazza che sta sostenendo questo ragazzo che appunto è stato ferito al cuore. E nella vostra vita in passato avete tirato fuori qualcosa di voi che vi ha aiutato nei momenti in cui avevate bisogno di guarire il vostro cuore, oppure c'è stato qualcuno in particolare a cui avete potuto fare affidamento, o delle cose come delle attività, degli hobby, qualcosa che vi ha aiutato a rinsaldare il vostro cuore in un certo senso. Quella è una risorsa da riuscire a recuperare proprio per poter andare a sviluppare ancora di più le prime due risorse di cui vi ho parlato. E torniamo al divertimento con la principessa di bastoni, quindi un'altra vostra risorsa è il riuscire a trovare degli spazi per lasciare libero sfogo alla vostra passione, alla vostra capacità di divertirvi, alla vostra capacità di muovervi, al desiderio che potreste avere dentro. Se si vive nella ferita, spesso si assopiscono tutte queste caratteristiche e invece è una risorsa. È importante per voi tornare a fare quello che vi appassionava una volta o trovare nuove passioni da fare però in leggerezza, non come dei nuovi lavori o dei nuovi obblighi. Non è questo, ci vuole proprio un po' la leggerezza dell'animo e la capacità di seguire appunto tutta questa parte passionale che vi mette in contatto con una vostra parte più, aspettate che non mi viene la parola, istintiva, ok? Quindi fare questo vi aiuta a contattare maggiormente il vostro istinto e il vostro istinto è un ottimo alleato per prendere le decisioni di cui avete bisogno in questo momento. Spero che questa lettura possa portare un po' di spunti per chi si ritrova in quello che è stato detto. Io vi auguro comunque un bellissimo periodo fino a quando non ci rivedremo la prossima volta, che sarà all'inizio di febbraio. Buona giornata e buona continuazione a tutti.